Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, che bella gente. Cari amici, è un piacere ritrovarvi in questo clima quasi idilliaco. Insomma, è un clima davvero molto piacevole. Io però non perderei molto in chiacchiere, entrerei subito in argomento, ma se siete d'accordo. Certo, dai. Pierpaolo, sei d'accordo tu? Direi. Ma Mauro, sei d'accordo? Oh. Fai. Vabbè, allora intanto dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Sara Ballabio, che oltretutto è stata decorata con medaglia d'oro al merito per la famosa multa che ha fatto a Giorgio Crone. Vabbè, Sara, tanti auguri. E allora, a proposito di questo turno di campionato, erano in molti, ma non moltissimi a dire la verità, a credere che sarebbe maturata una splendida vittoria in un campo non certo facile e contro un avversario di rango. Come spieghi questo successo, Mauro? Quali sono le cause di questo successo? Noi abbiamo una squadra che nell'ultimo periodo sta ritrovando una certa maturità dietro. Parlo di maturità perché noi dietro eravamo stati sempre un pochino dilettanteschi. Invece adesso sembra che le cose si stiano aggiustando. Per quello che riguarda... Mauro, scusa, noi chi? Noi, parlo del Lecce. Di chi? No, la domanda era riferita a Juventus Benevento. No, ma chi se ne frega di Juventus Benevento? Noi, stavo dicendo che aggiustato a livello proprio di miglioramento come maturazione la difesa... Hai idea di che cosa sia questo? Cos'è, Gavino? Strega? Oh, vabbè, Mauro non ne può bere, strega. No. Ma non può bere nemmeno il porto può bere Mauro. No. Cioè, Mauro sta... Manco la Maro Lione può bere. Bevo solo il vino di Manduria io. Mauro, parlaci di questo gol che gli ha messo in croce. Nel calcio, devi te che sei uno che hai almeno una cinquantina d'anni. Abbiamo scherzato, Mauro. Non possiamo infierire, dai, Mauro. Te inferite. Voi ricordatevi sempre che ancora questo decimo anno non è finito. E in quell'altro nove che hanno preso il decimo, mi sembra che avevi poche cose da dire. Abbiamo voluto scherzare, ma partiamo da Frosinone Lecce. Ora la stessa domanda è per Frosinone Lecce. Sì, stavo dicendo che a Frosinone la nostra squadra ha mostrato quella maturità che noi ci aspettavamo trovasse prima, ma forse l'ha trovata in tempi giusti, forse ancora i tempi sono maturi, perché questa maturità acquisita, un po' in ritardo per le qualità degli uomini che avevamo, ripeto, forse questa maturità acquisita potrebbe darci delle grandi soddisfazioni. Tocchiamoci un pochino in basso, perché è bene sempre avere qualche scaramanzia da eseguire. Aggiungo poi che davanti noi problemi non abbiamo mai avuti. Mi sembra che le altre squadre hanno fatto molti, ma molti meno gol di quello che abbiamo fatto noi. E quindi centrocampo aggiustato. Davanti siamo sempre stati veramente ai vertici della Serie B. Aggiustato dietro, perché poi devo dire, i complimenti bisogna farli ai due esterni, perché sia Maggio, che da quando è arrivato sembra essere ritornato in una seconda giovinezza, sia Gallo dalla parte di là ci stanno offrendo prestazioni di alto ma alto livello. Mauro, secondo te questa nuova quadratura dell'assetto difensivo dipende solo ed esclusivamente dai due nomi che tu hai fatto, vale a dire Maggio e Gallo, qualcosa nel modulo che protegge meglio la difesa? No, è proprio un centrocampo più versatile rispetto a quello di prima. Avete visto che in questo centrocampo in cui
Taxidis qualche volta assentava, domenica è stato grandioso, o sabato quando si è giocato. Perché questo è avvenuto? Perché quando le cose, diciamo, i tasselli sono messi tutti al posto giusto, chi più sa meglio si esprime. Ecco perché mi aspetto anche che, vista la situazione come si sta mettendo, con tutti i puntelli che esistono lateralmente sulle fasce, e mi aspetto proprio che le qualità nell'ultimo periodo, specialmente nelle partite più importanti, parlo di qualità di Mancosu, verranno fuori, come sono venute fuori domenica le qualità di Taxidis. Io ho la sensazione, no, poi io non so discutere se Mancosu deve giocare per forza o meno, questo non sta a me. Però io no, Mancosu, la notizia di oggi, Mauro, si opererà per l'appendicite. L'appendicite. Sarà operato di appendicite. E allora dovremmo fare a meno di un pezzo grosso, non e almeno 2 settimane, sì. Non di un pezzo piccolo, perché Mancosu, secondo me, in questa ritrovata quadratura del cerchio, avrebbe fatto un finale di campionato meraviglioso. Però detto questo, ristai un attimo, Pierpaolo, tu capisci che stiamo andando in ordine di anzianità, come per le vaccinazioni. E allora adesso faccio una chiacchieratina con Giovanni De Leonardis, che ringrazio di essere sempre presente. Ma figurati. Lui ha fatto il vaccino, io sono la seconda dose dopodomani, mi hanno telefonato che è rinviata questa seconda dose per via dei problemi che ho avuto dopo la prima. Perché dopo la prima, quando uscivo di casa, vedevo sempre Jennifer Lopez che mi correva incontro. È quello, Cerca di guarire da questa cosa e poi facciamo la seconda dose. Scusami, sei come Nino Manfredi quando fece il film, oggi tra l'altro è il centenario, o ieri, della nascita di Nino Manfredi, quando fece il film Vedo Nudo, tu vedi invece Jennifer Lopez, come la vedi? Ma allora sono dall'ombelico in su. Ah, vabbè, scusami. Giovanni, ritorno alle cose a questo calcio. Allora, abbiamo detto, Mauro ci ha anticipato quello che io condivido, ma non so se accade anche per te, cioè che i due esterni hanno dato una quadratura alla difesa, ma io credo che anche il centrocampo abbia contribuito. Ma c'è di più, io aggiungo che il diuturno sacrificio di Pettinari, che viene a coprire a centrocampo e a prendere pure botte sui tiri piazzati degli avversari, anche questo ha contribuito, secondo me, a far quadrare il pacchetto difensivo, a dimostrazione che non solo sono gli uomini a fare il reparto, ma è anche l'idea di come gli uomini vengono messi in campo. Certo, sì, d'accordo, perché... Giovanni, un attimo solo, volevo dire, questo affare ha risolto un mio dubbio di tanto tempo fa. Io ero convinto che a Benevento sapessero fare solo i gol alla Juventus. No, anche lo Strega. Fanno questo liquore, Strega, Benevento, che poi è una bella città, città romana, molto bella. C'ha pure una bella squadra che vince pure con la Juve, è bellissima. Vabbè, con la Juve. No, comunque tornando serie e parlando del Lecce, indubbiamente questo da quando è entrato Pettinari, ma anche Coda rientrano spesso a dare manforte al centrocampo. Chiaramente il centrocampo in questo modo può dare maggiore copertura alla difesa e quindi, insomma, tutta la squadra gira in modo armonico, convincente e produttivo. Indipendentemente da chi sono gli interpreti, perché abbiamo visto, non c'è Yulman, gioca Taxidis e insieme a Coda è stato il migliore in campo, se non gioca Henderson c'è Mancosu, quindi cioè, c'è questa interscambiabilità di ruoli a centrocampo che, insomma, è senz'altro ci dà buone speranze per il prosieguo della partita, perché come dice del campionato, come diceva Pierpaolo, Mancosu ha avuto questa
purtroppo peggioramento di una sintomatologia appendicolare che si porta dietro da tempo. L'intervento si doveva fare a fine stagione, ma purtroppo l'aggravarsi dei sintomi ha portato a decidere che insomma in settimana si opererà, però c'è già la pausa, quindi il periodo almeno migliore è questo, perché domenica non si gioca e quindi insomma i tempi di recupero insomma, penso 2-3 settimane e lo rivedremo. Sono quelli. Senti Pierpaolo, poiché abbiamo giocato a Frosinone senza il nuovo virgolette genietto del centrocampo, abbiamo fatto una bella partita, non grandissima, ma 3-0 non si discute. Allora vorrei sapere da te, ora è chiara o non è ancora chiara la mano di Quini, proprio anche alla luce il fatto che il centrocampo di Frosinone non era il centrocampo di Venezia. Sì. Quindi evidentemente è la squadra che ha assimilato, te lo chiedo, ha assimilato i dettami dell'allenatore? Penso che sia proprio così, io l'ho scritto anche nell'articolo subito a caldo nelle pagelle, questo Lecce sta diventando sempre più il Lecce di Corini, è una squadra che si avvicina a quell'idea di gioco che l'allenatore aveva in mente e che per mille ragioni, ne abbiamo parlato tante volte, finora non era riuscito a mettere in campo per mille svariate ragioni, vuoi il tempo necessario ai nuovi di amalgamarsi, vuoi il mese di assenza per il Covid che ha colpito l'allenatore, vuoi anche l'inserimento di alcuni giocatori sulla carta considerati inizialmente panchinari che invece adesso si stanno dimostrando dei titolari inamovibili, uno su tutti il già citato Gallo e poi questo innesto in corsa di Cristian Maggio arrivato per sostituire Aja Pong che si è infortunato, per lui la stagione è finita e che si è confermato su quelli che erano i suoi valori che ricordavamo, vale a dire un giocatore con grande esperienza e che con umiltà si è messo a disposizione dei compagni e sta dando una grossa mano, soprattutto ha dato equilibrio alla manovra difensiva del Lecce. Poi aggiungiamoci anche la crescita di Meccariello, quindi un po' in tutti i reparti possiamo andare a trovare quelle che sono quelli che sono i frutti di un lavoro partito molto da lontano, come ha detto anche Corini nel post match di Frosinone, che adesso si sta riuscendo a portare a casa. Sono frutti importanti, se è vero come è vero appunto che questa squadra è reduce da 4 vittorie di fila con 4 doppiette del suo attaccante bomber principe, vale a dire Massimo Coda. Quindi un Lecce sì, sempre più di Corini, può cambiare l'interprete, ma l'idea di gioco ormai è quella. A proposito di Coda, tu pensi che se domenica prossima segnerà solo un gol entrerà in crisi? E beh, domenica non si gioca, quindi aspettiamo venerdì 2 aprile contro la Salernitana, sarà il turno pre-pasquale. Aprile viene dopo il 1 aprile. Esatto, esatto. Quindi non saranno ammessi più scherzi. È il giorno del pesce. Però adesso è una squadra che ha trovato la seconda posizione, quella che garantisce la promozione diretta, si è fatto un gran lavoro per arrivare a toccare di nuovo con mano questa Serie A, ora che Lecce ha quella posizione è vero che è solo per un punto di vantaggio proprio sulla Salernitana, però in questo campionato io credo che la corsa promozione si deciderà soprattutto per quello che a mio giudizio è l'unico posto a disposizione per la promozione diretta, perché il primo è appannaggio dell'Empoli, meritatamente aggiungo, se lo contendono almeno 4 formazioni che sono Lecce, Salernitana, Monza e Venezia, divise attenzione da appena 3 punti, quindi gli scontri diretti potrebbero ancora decidere tanto in chiave promozione. Prendo la palla al balzo e ripasso da Giovanni prima di porre la stessa domanda a Mauro. Ma voi mi sentite bene? Sì. Mi sentite bene? Perché io non mi sento un granché bene. Ti sento bene, chiaro. Chiama il 118, che ne so, chiama. Ah, beh, no. Chiama il 118. Allora, Giovanni, dimmi. Io l'ho definita corsa pazza che non si ferma più. Ma questa corsa pazza che non si ferma più è solo lavoro, opera, materiale del Lecce o c'entra anche in qualche misura il fatto che molte delle grandi zoppicano? Vedi per esempio il Monza
esemplarmente, che ne ha prese 4 in casa. Io, Gavino, penso che nell'arco di un campionato ogni squadra c'ha gli alti e bassi. Non dimenticare che anche il Lecce ha zoppicato parecchio durante questo campionato. Adesso però mister Corini sembra aver trovato la quadra, soprattutto nel reparto nevralgico a centrocampo. Ha rispolverato un Pettinari che sembrava essere destinato a dover lasciare il Lecce, era lì sul punto di lasciare il Lecce, addirittura era stato messo fuori rosa, non dimentichiamolo. Invece è un giocatore che sta tornando tanto utile. Quindi no, io credo che gli alti e bassi ci siano un po' per tutti. Adesso vedi la SPAL, no? La SPAL che era partita tanto abbastanza bene, aveva recuperato bene, era nelle prime posizioni, adesso sta andando male, ha dovuto cambiare allenatore, eccetera. Quindi insomma, ci stanno queste situazioni che in un campionato di 20 squadre, quindi di 38 partite, chiaramente non puoi avere l'alto rendimento per tutte e 38 le partite, alti e bassi ce ne stanno. Speriamo che questi alti del Lecce continuino a domenica, lunedì, mercoledì e giovedì. Anche questo oramai è il delirio del calcio moderno, e anche questo purtroppo avviene in tutti i campionati, non solo in Italia, perché le partite e i giorni e le fasce orarie vengono decise dalle TV. E io sono un po' preoccupato perché stiamo andando incontro alla buona stagione, anche se oggi non si direbbe che è primavera qui a Lecce, però quando arriverà la buona stagione, quando arriverà il caldo, un conto è giocare nel primo pomeriggio, un conto è giocare alle 9 di sera. E queste sono differenze che possono incidere molto sugli esiti delle partite e quindi del campionato. È un annoso problema questo. Chi gioca a Palermo, Reggio Calabria, Lecce, Catania. Sì, 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 sì. Chi gioca al sud, chi gioca al nord, chi gioca alle 2, alle 3 del pomeriggio, chi gioca alle 9 di sera, è tutto un macello. Però purtroppo oggi chi è che dà soldi alle società? Incassi non ne fanno perché gli stadi sono chiusi, sono le televisioni. Da un anno e passa, quindi sono le televisioni che pagano tramite i diritti TV. E quindi le televisioni governano queste cose, insomma, dai. Adesso me la vedo con quel tale Mauro Pantani. Mauro, secondo me, ma è un parere molto personale, non è stata la migliore partita disputata da Lecce in questo campionato, però a me è sembrata la più matura per questa differenza fra il primo tempo e il secondo tempo. Non voglio scomodare i termini, fase di studio, valutazione dell'avversario, però un pochino ci stanno tutti qua in mezzo. Questa è la partita che ha dimostrato la consapevolezza dei mezzi di cui dispone questa squadra, perché li ha amministrati come era opportuno fare. Tu condividi o no? Condivido, nel senso che è chiaro che il Lecce non può tutte le volte partire a 1000 e arrivare a 999 o a 1001. Il Lecce in questa occasione, sapendo le difficoltà che ci sono in un campo difficile come è il campo di Frosinone, ha voluto in tutti i modi vedere qual era lo stato e la condizione del Frosinone. Alla fine del primo tempo ci siamo accorti, infatti sia io che te lo dicemmo, facemmo, se non ricordo male, un post su Facebook dove dicemmo che la partita era alla nostra portata, pur essendo una squadra molto incisiva e molto difficile. Tanto è vero che trovato il gol poi non ci ha fermato più nessuno, perché la verità sta sempre nel fatto che quando riesce a infilare la chiave nella toppa, poi le porte si aprono, insomma, non c'è niente di male. No, il Lecce, devo dire la verità, avete parlato prima, la domanda di prima io non ho risposto. Corini ci ha messo troppo, per essere sincero, perché avrebbe potuto farlo anche prima. Però io ricordo un allenatore grandissimo, forse uno dei più grandi che siano mai venuti in Italia, sia come giocatore che come allenatore, che era Lidl, il quale mi diceva:
Mauro, ricordati sempre che i campionati si decidono in primavera, quindi noi bisogna arrivare alla primavera nelle condizioni migliori. Lui, per essere sincero, diceva a tutti i giocatori che in primavera sarebbe toccato a loro a giocare, e a me, che mi aveva fatto capitano, mi faceva ridere, perché io dicevo sempre: se tutti quanti giochiamo, che siamo 19 o 20, non è mica facile, insomma, bisognerebbe che si allargassero un pochino i campi. Comunque, detto questo, la verità è che a primavera, e qui siamo proprio all'inizio della primavera, si daranno, chi è in grado di organizzare meglio una condizione fisica della squadra, non individuale, perché la condizione fisica della squadra è data da 15-16 condizioni fisiche individuali. Allora, chi è in grado di organizzare appunto questa condizione fisica massimale, alla fine dell'anno si porterà a casa quel successo che io vedo alla nostra portata. Ma ripeto, non cerchiamo di essere troppo preveggenti, perché nel calcio tutto può avvenire, sia nel bene che nel male. Ecco perché continuiamo a prepararci bene, continuiamo a seguire Corini, visto che la strada giusta l'ha trovata, continui su questa strada. Poi sono certo che io il Lecce tra le due prime in classifica ce lo vedo. Poi non so come la pensate voi. Ci hai storditi un pochino, Mario. Allora, Pierpaolo, ti dispiace se ci racconti per sommi capi questo 3-0 di Frosinone? Giusto perché è un piacere riascoltare dalla tua voce, che poi tu racconti e ci metti anche indirettamente il tuo giudizio. Ma mi piace sentire di nuovo cosa è successo, come sono maturati quei gol, perché sì, sono maturati, cioè il tuo mestiere, insomma. Raccontiamoli di nuovo questi tre gol, perché sono stati tre gol ben costruiti, soprattutto l'ultimo, quello di Rodriguez. Però andiamo con ordine: la prima rete del Lecce è opera, guarda caso, Paolo, fai una cosa invece, tu parti da quello di Rodriguez, poi racconti gli altri due e poi ripeti quello di Rodriguez. Allora, il gol di Rodriguez è un gol che bisognerebbe mostrare per quanto riguarda, io continuo, esatto, a chiamarlo Moschito, perché secondo me è il Moschito. Ecco, lui che Corvino aveva ribattezzato Pablito, ricordando il grande Paolo Rossi. Io non chiamo di Charlie Chaplin o Moschito, ci sono attimi di genialità, esatto, di incoscienza e di follia legata anche all'età e all'entusiasmo di provare certe giocate. Anche questo beve strega di Benevento, no? Sangria al massimo, sangria da spagnolo. Quindi c'era il Lecce che era in area di rigore su una palla inattiva battuta dal Frosinone. La difesa allontana la sfera con un colpo di testa, la palla finisce proprio a Rodriguez, che serve immediatamente Taxidis e scatta in avanti, creando lo spazio e le premesse per essere nuovamente servito. Ma mentre Taxidis fa qualche passo, palla al piede, guardando quale compagno servire, appunto ci sono altri due giocatori che subito partono in contropiede e cercano di creare spazi e portare via un uomo dalla difesa, mentre il Frosinone cercava disperatamente di recuperare. Al momento giusto, ecco la palla filtrante di nuovo per Rodriguez, che taglia al campo la strada all'avversario, gli prende appunto la posizione, si presenta proprio sulla linea dell'area di rigore con Bardi, il portiere del Frosinone, che prova a sbarrargli la strada, e a quel punto cosa fa? Si inventa questo pallonetto, questa palombella, palla sotto uno scavetto che è alto, 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 tant'è che le telecamere non riescono neanche a inquadrare il pallone, che poi va a insaccarsi sotto la traversa vicino al secondo palo. È andato sul sicuro, l'ha fatta passare alta. L'ha fatta passare molto alta, però è stato molto preciso, perché il suo scopo lo ha raggiunto, è riuscito con quel tocco a far fuori il portiere, a mettere la palla. Quindi, cominciando invece a riavvolgere il nastro del film, il primo gol è di Massimo Coda, guarda caso, stavo dicendo, che sfrutta un pallone recuperato sulla tre quarti da Bjorkengren, che serve sulla destra Henderson, che giocava
trequartista di nuovo titolare al posto di Mancoso in questa partita. Dalla destra fa partire un traversone, un tiro sporcato, però c'è Coda che in piena area di rigore riesce ad accalappiare questo pallone, a metterlo giù, calcia verso la porta, pallone rimpallato da una coscia di un difensore, ma funziona come una finta, perché il portiere invece si butta alla sua destra, pallone che torna sul destro di Coda, che a quel punto a porta spalancata l'appoggia sul secondo palo ed è il vantaggio del Lecce. Ci potrebbe essere la doppietta per il numero 9 giallorosso, calcio di rigore conquistato per un fallo ingenuo proprio su Pettinari, come dicevi tu, che è stato mobilissimo lungo tutto il fronte d'attacco. C'è Vitale che viene tagliato fuori dal movimento di Pettinari e gli mette un gomito sulla nuca, lo spinge, lo butta giù per terra, rigore netto. Però dal dischetto Coda preferisce non segnare, forse troppo facile per lui. Calcia si è angolato, Bardi intuisce e quindi è neutralizzato il pericolo. Non si abbatte, non si demoralizza, passa un minuto o poco più ed ecco che di nuovo c'è un ottimo pallone scodellato in area da Gallo e lo appunto prende proprio Coda che riesce a trovare la sua doppietta dopo un gioco di prestigio, un stop di petto, un controllo di destro, palla sul sinistro, tiro incrociare sul secondo palo, Bardi tocca ma non riesce a deviare e palla che finisce dunque in porta per la sua quarta doppietta di fila e poi il terzo gol di Rodriguez, che è quello che abbiamo raccontato. Allora, siccome a me è sfuggito perché mi sono distratto il terzo gol, Giovanni, mi vuoi ricordare? No, è un gol veramente bello perché, a parte il lancio di Taxidis che innesca la velocità di Rodriguez, che insomma era entrato da pochi minuti, quindi era anche abbastanza fresco e ha battuto in velocità il suo avversario, ma poi molto bello il pallonetto, un pallonetto atipico se vogliamo, perché esatto. È molto alto, come diceva te, che io quando l'ho visto partire il tiro ho detto questo va alto sulla traversa e invece va a rimbalzare proprio poco prima della linea e si insacca in rete, quindi un gol bellissimo che di fatto ha chiuso la partita. E io ne approfitto per ricordarti, e questa credo che sia una bella notizia per tutti, perché abbiamo un altro amico che ci segue dall'estero, non solo l'oramai veterano, lo possiamo dire, Alberto Tricarico, che ci dice buonasera, il Lecce in crescita è impensabile, tutti volevano la testa di Corini, compreso il sottoscritto, poi la società ha saputo attendere, i risultati si stanno vedendo, ma ne abbiamo un altro che ci segue dalla Spagna. Vedi. Io lo so che Vanessa Incontrada. No, Vanessa Incontrada ha trovato l'America in Italia e si chiama Michele Detrane, che sta in Spagna per la moglie spagnola, e niente, ci dice Coda è un grande giocatore, dimostra dopo il rigore sbagliato ci ha regalato uno splendido gol, eccetera. Ci scrivono anche Luigi Persano, che ci saluta. Però fammi salutare questo Michele. Michele Detrane, è bravo. Sì. Cosa fa in Spagna? Fa il torero? Non lo so che professione fa, spero che non faccia il toro. Perché... Ce lo dirà! Ce lo dirà prima o poi. Ciao Michele, grazie! E poi ci scrive Luigi Persano, dice finalmente siamo tornati normali. Gemma De Rosa che ci saluta, un caro saluto a tutti. E poi che altro ci scrive Claudio Nuzzo, Forza Lecce, e una notazione importante è di Fabrizio Negro che dice che Mancoso mancherà chiaramente per l'intervento, Henderson deve tirare di collo e non sempre di interno, e poi dice che Pettinari dovrebbe tirare lui qualche rigore, e poi c'è una domanda per Mauro, tieniti forte che ti devo chiedere quello che ci scrive Fabrizio Negro. Dice, vuole sapere se conosci Fulvio De Maio e se lo sentirai in previsione di Lecce Salernitana. Fulvietto giocava con me nella Salernitana, è stato un grande portiere della Salernitana, ora si diverte anche lui con il telecolore a Salerno,
io credo che ne parleremo tra qualche giorno, e magari mi telefonerà per una trasmissione che lui conduce. E quindi Fuglietto è, come si fa a dire, è un grande, pensa che è stato nei ragazzi del Torino, ha vinto un Viareggio come portiere, quindi è un ragazzo veramente qualificato, e poi è di una simpatia unica. Non so come, chi è che questo signore che ha chiamato? Si chiama Fabrizio Negro. Può essere che non sia di qua, che sia di Salerno. Non lo so, non lo so. Senz'altro di Salerno. Non ti so dire. Non ci scrive di dove. No, però da come parla sembra che sia tifoso del Lecce, perché diceva Mancosu mancherà, facciamo tirare qualche gol a Portinari. Ma forse ho capito, allora, forse ho capito, perché Fuglietto fa il rappresentante di mobili ora. Quindi è probabile. E quindi ogni tanto capita qua e magari va proprio da questo Negro, che deve avere non so, una mostra o un'azienda. Non sappiamo, ma siamo comunque. C'è qualcun altro? No. No, per ora basta così, dai, ma sono veramente in tanti che ci stanno scrivendo. Volevo informare sia Giovanni che Pierpaolo che purtroppo quando commenteremo Lecce Salernitana Mauro non ci sarà, perché lui si ammala sempre in occasione di commenti con le squadre che gli stanno nel cuore, perché questa è la verità, lui ha una ottantina di squadre nel cuore. Ci avrà un impegno, Gavino, no, ci avrà un impegno. Grazie per dire questo. E io vivo a Lecce da 45 anni e siccome la Serie A, se è possibile, la voglio vedere a casa, io in questa occasione, pur volendo bene alla Salernitana, al Cosenza, sei un furbacchione, Mauro, squadre mie, pensa che quest'anno sono 7 squadre che fanno la B, dove ho giocato anch'io. Non scontentare nuora e suocera, ti assieme. Allora, no, io devo accontentare me stesso, io vivo qua e è naturale che ho la speranza che sia il Lecce da poter vedere sotto casa, anche se si dovesse vedere in televisione anche l'anno prossimo, allora quello che dico adesso non conta niente. Giovanni, ci giochiamo una cena quando sarà possibile. Che l'altra lunedì Mauro non ci sarà. Avrà un impegno, dai, ci avrà un impegno. No, ma comunque io lo capisco, ma cioè, umanamente lo capisco, perché lui a Salerno c'ha tanti amici. E ci ha lasciato, insomma, un pezzo di cuore, l'ha lasciato anche a Salerno. Mi rendo conto che per lui commentare Lecce Salernitana non è certo cosa facile, insomma. Umanamente lo capisco. Mettiti i blocchi di partenza e dacci le tue pagelle. A me, hai capito? Sì. A Pierpaolo, lui è il pagellatore. No, il nome. Le pagelle, come al solito, coda non può non finire sul primo posto del podio, perché appunto con 20 gol finora sta trascinando questa squadra a 4 doppiette di fila, ha eguagliato il record di Pazzini di settimane consecutive in gol per quanto riguarda il campionato di Serie B, quindi sicuramente un grandissimo campionato da parte dell'ex Benevento, un giocatore che sta vivendo la seconda giovinezza e che si sta confermando fondamentale per il Lecce. Quindi a lui il voto più alto in assoluto, ma voti molto alti vanno anche a Taxidis, e spiego anche perché sfido chiunque a dire che ci avrebbe messo la mano sul fuoco, che il centrocampista greco avrebbe sfoderato quel po' di prestazione dopo essere finito ai margini di questa squadra, tante settimane in panchina e prima ancora non convocato addirittura, e invece nel momento in cui c'è stato bisogno di giocare al posto di Hjulmand squalificato, lui si è calato perfettamente nel ruolo ed è stato impeccabile in copertura e delizioso, come sa essere lui quando in giornata di grazia nel sciorinare palloni. Suo l'assist che abbiamo raccontato prima per Rodriguez, ma suo anche l'assist per il secondo gol di coda, perché batte velocemente una punizione e da lì poi viene fuori questo gol del centravanti. Possiamo aggiungere, non so se condividete,
che si è trattato di una grande performance caratteriale, quella di Theodorakis. Sì, sì, esatto. Si è fatto trovare pronto e, come ho detto, si è calato perfettamente nel ruolo. Doveva giocare lui da play e lo ha fatto benissimo, aiutando anche in fase di copertura, aspetto che magari altre volte aveva tralasciato, e da lì erano piovute non poche critiche su di lui, perché con troppa leggerezza lasciava passare gli avversari. Ovviamente Rodriguez, terzo posto del podio per quel bellissimo gol finale, quinto centro in 11 presenze, quindi merita di finire sul podio, però, come dice Gavino in queste settimane, c'è bisogno di allargarlo il podio, e allora sul quarto gradino, sulla quarta piazza, io metterei a pari merito Lucioni, Meccariello e anche Maggio, per quello che hanno saputo fare, perché hanno blindato la porta di Gabriel. Lo stesso portiere meriterebbe per qualche intervento, però allarga il podio, che c'è posto anche per Gabriel. Esatto, meriterebbero un po' tutti un 3-0, quel tipo di 3-0, però ha fatto un miracolo anche domenica. Sì, esatto. Quindi sono questi giocatori da premiare, ma ovviamente meriterebbero tutti la citazione, perché questo 3-0 non ha messo repliche. Il Lecce ha corso un solo vero pericolo, quel palo iniziale del secondo tempo di Tribuzzi, per il resto è stato un pomeriggio nettamente dominato dai giallorossi. Che ne dica Nesta? Che ne dica Nesta? Tribuzzi ha fatto anche un bel tiro nel primo tempo. Nel primo tempo, con l'abbraccio di richiamo, sì. Dispiace per Nesta, che è stato esonerato. È stato esonerato. Sì, esonerato. Si parla di Fabio Grosso. Si parla di Fabio Grosso. Prima scelta. Io non dico niente, no, Grosso, ma parlano gli ultimi tre anni, insomma. Esatto. Certo, assolutamente. Però oggi io ho sentito la conferenza stampa del presidente proprietario del Frosinone, il quale ha voluto sottolineare che non addebita a Nesta molta responsabilità, però anche lui, vittima dell'andazzo del mondo del calcio, ha dovuto in qualche modo farlo fuori. Sì. Non gli addebita tutto. Che gli pensi tu? Non è stato carino, insomma, nel senso che, diciamo le cose come stanno, Nesta non è che abbia colpe enormi, perché il gioco del pallone, ogni volta che le cose non vanno bene, la colpa è sempre, però io non ho visto nel Frosinone una grandissima squadra, anzi, rispetto alle squadre del passato, questa volta, devo dire la verità, mi è sembrata una squadra sottotono. Cioè, noi abbiamo vinto perché ha impegnato il nostro portiere, se non va bene, due volte, una due volte. E una e una per tempo. Una parata al primo tempo, il palo ad avvio di ripresa. Una squadra senza cattiveria, mi è sembrato il Frosinone, una squadra senza cattiveria. E senza Giovanni, possiamo dire che il Frosinone, se non rassegnato, avviato sulla strada della rassegnazione, quando vengono meno gli obiettivi, perché ti stanno crollando davanti, si sta sfarinando il terreno sotto i tuoi piedi, e mi pare facile poi cadere nello scoramento, o no? Sì, sì, è una squadra che era quasi all'ultima spiaggia per i playoff, perché adesso il divario è veramente duro da colmare. Forse il Lecce è stato l'avversario peggiore che potesse capitare al Frosinone in questa fase. Magari una squadra un po' più abbordabile avrebbe magari consentito al Frosinone magari di vincere, di rilanciarsi nella corsa playoff, e avrebbe fatto anche morale. E invece così, squadra demotivata, tant'è che il presidente, oltre a esonerare Nesta, ha mandato la squadra in ritiro a tempo indeterminato. Sai dove le ha mandati? Non lo so, forse non né ad Anagni né ad Alatri, credo. Io dico ad Alatri. Ad Alatri, va bene. Alle mura ciclopiche lì, va bene. Vabbè. Una strana corrispondenza fra i numeri. Allora, per il Venezia era il momento peggiore per affrontare il Lecce. Però il Venezia ha imparato la lezione, è andato a Monza e ne ha fatto... Era il momento peggiore per il Monza di incontrare il Venezia, che aveva imparato.
noi siamo andati a Frosinone nel momento peggiore, insomma siamo noi la pietra dello scandalo, Giovanni. Ma siamo noi, e al momento il Lecce è la squadra più in forma del campionato, questo non lo dico io, è la squadra che nel girone di ritorno ha fatto più punti nonostante certe non belle prestazioni, ricordo Brescia, Pescara, Entella, Ascoli, eccetera, è l'attacco più forte, il capocannoniere del Lecce, insomma, quindi cioè, oggi affrontare il Lecce, probabilmente questo Lecce vincerebbe anche ad Empoli se giocasse così. Pierpaolo, ti ho interrotto perché da te vorrei anche le pagelle sull'arbitro, sul signor Dionisi, che poi deve essere anche il parente dell'ex centravanti del Frosinone. No, per carità, non ci lamentiamo visto quello che passa anche la Serie A, quindi prendiamoci questo arbitraggio sicuramente non eccellente, però è stato comunque neutro e quindi non ha danneggiato né l'una né l'altra squadra. Ci poteva stare effettivamente il cartellino rosso per Vitale, quel fallo in area di rigore su Pettinari reclamava una sanzione sicuramente meritata e sarebbe stata anche l'espulsione, evidentemente non si è sentito di infierire, però dopo il 3-0 diciamo che può andare bene lo stesso. Ricordaci che fallo era quello subito da Pettinari. Pettinari ha ricevuto una spinta col gomito in area di rigore sulla nuca perché aveva preso la posizione il tempo proprio a Vitale, che aveva commesso un fallo molto simile alla fine del primo tempo su Coda. Lì il fallo l'aveva commesso poco fuori l'area di rigore e l'arbitro aveva fischiato il calcio di punizione, e invece nel secondo tempo il fallo è nettamente all'interno dell'area di rigore davanti all'altezza del dischetto, e quindi quel rigore ci sta, è sacrosanto, ma allo stesso tempo ci stava il secondo cartellino che significava espulsione per Vitale. Giusto per mettere il peperoncino, è più grave questa gomitata che prevede, giustamente come hai detto tu, è il calcio di rigore e il cartellino rosso, o una scarpetta in faccia ad un portiere avversario? È chiaro, si tratta sempre di falli, però come abbiamo già detto di quell'episodio di Ronaldo, Ronaldo non va a cercare il portiere, non lo guarda neanche, alza la gamba, è un gioco pericoloso. Va a cercare Margheritine, va a cercare. No, va a cercare il pallone, va a cercare il pallone. Io vorrei sapere, ma cosa... Allora, detto questo, fai dire una cosa a me. Io trovo che l'arbitro di sabato, quando sei giocato? Sabato alle 14. No, l'arbitro di sabato io lo vorrei avere sempre, perché è stato un arbitro che, a prescindere dal rigore, che in tutte le situazioni dubbie ha sempre assegnato la punizione a noi. Ora io trovo che fuori casa avere un arbitro così, che è stato corretto, che non si è fatto influenzare dal pubblico e che certamente ha scelto secondo coscienza, per me dalla panchina più che altro. Io dico che è stata una cosa che a me ha dato molta soddisfazione. Normalmente quando si va nei campi infuocati come sono quelli di Frosinone, noi abbiamo un 60, se va bene, un 65% contro, e io parlo sempre di palle dubbie, non di palle, i falli scoperti, ma ci sono delle situazioni coperte per cui potrebbe dare a noi o a loro, e questa volta è stato per 2/3 per noi e 1/3 per gli avversari. Ben vengano, come si chiamava l'arbitro di domenica? Dionisi. Io me le spero, un aquilano. Io spero che vengano tutte le settimane. Sì, comunque la partita non è stata difficile da arbitrare, insomma, non è che c'è stata abbastanza correttezza, insomma, non è che ci fossero episodi talmente dubbi sul rigore. Le Frosinone non hanno nemmeno protestato sul calcio di rigore. No, non parlo del ancora solano. Le seconde palle gioco del calcio hanno un'importanza fondamentale. Però è stata una partita palle significa partire con la palla in possesso più degli avversari. Però Mauro, io eviterei di parlare di seconde palle, soprattutto sapendo che c'è gente che non ha manco le prime, quindi evitiamolo, ecco, se è possibile. Senti, Giovanni,
secondo te questa pausa abbastanza prolungata per via delle nazionali può limare un pochino, modificare la brillantezza che abbiamo colto nelle ultime 4 giornate? Beh, di solito funziona così, quando c'è una pausa, la pausa gioca contro chi è in ottima forma, come il Lecce, e gioca a favore invece di chi deve recuperare una certa forma psicofisica. Indubbiamente questo è un momento in cui il Lecce sta andando tutto bene, forse sarebbe stato meglio giocarla la prossima partita, la prossima settimana, e invece giocheremo il 2 aprile, però io credo che adesso la squadra si gode questi 3 giorni di meritato riposo e poi dovrà ritrovare la concentrazione di questi giorni per affrontare la Salernitana, perché poi intendiamoci, è uno scontro che vale doppio, perché insomma la Salernitana ha un punto in meno del Lecce, per cui è una partita che veramente vincere e battere la Salernitana vuol dire metterla 4 punti dietro ed è tanto a 7 giornate dalla fine. E allora chiediamo all'esperto in Salernitana, Mauro Pantani. Mauro, presentaci questa partita Lecce-Salernitana. La Salernitana io la vedo tutte le settimane, perché registrata quando non la posso vedere dal vivo. È una squadra Scusa un attimo solo, ma tu vedi sempre la stessa Salernitana o cambi Salernitana quando vai a vederle? Non vado a Salerno, quindi intendo come Salernitana, intendo la squadra. No, dicevo, è una squadra che si è molto irrobustita con l'allenatore di quest'anno. Castori è un personaggio che conosce benissimo la B e che ha capito che per fare punti bisogna avere una difesa abbastanza robusta, abbastanza. Quindi è una squadra che ha una difesa molto ma molto buona, specialmente sulle fasce, a 2 incursori abbastanza validi, e ha un duo centrale libero dietro, non so di che razza sia, se è norvegese, danese, slavo, non si capisce bene, è un seccarone alto, però un preciso, puntuale, un gran colpitore di testa. Davanti c'è quello Juric, che è un altro colpitore di testa importante, perché è un paio di metri. Insomma, è una squadra che potrebbe essere pericolosa. Noi sul piano tecnico siamo nettamente superiori, almeno per quello che è la mia convinzione. Però, ripeto, bisogna stare attenti, perché è una squadra che quest'anno ha trovato anche essa una dimensione importante e ci terrebbe molto, perché la città è una città che è 3 volte Lecce, insomma, una città che adesso fa circa 300.000 abitanti, è una città importante, una città tra l'altro bellissima. Quindi voglio dire, noi bisogna stare attenti, però se noi superiamo questo ostacolo, poi la strada, noi avremo ancora Pisa, che è un altro ostacolo molto difficile, perché il Pisa, come il Lecce, negli ultimi 2 mesi sta facendo miracoli. Quindi la mia sensazione è che se riusciremo a passare Salerno e Pisa prendendo almeno 4 punti, se ne prendiamo 6 sarebbe meglio, ma se ne prendiamo almeno 4, la strada ci si potrebbe aprire verso veramente una consacrazione importante. Ma la partita di Salerno, la partita con la Salernitana, non è una partita da prendere alla leggera. Assolutamente. Siamo più forti tecnicamente, abbiamo una squadra che secondo me in questo momento è la più forte del campionato. Bene. Però ripeto, la Salernitana va presa con le molle. La Salernitana non prende gol da 7 giornate, quindi è una difesa fortissima. Quindi... Castori ha lavorato tutto dietro. Proprio su la Salernitana, sì. Anche nel giorno d'andata era abbastanza morbida, ma poi si è aggiustata. Pierpaolo, qual è il significato delle 4 scopole che il Monza ha preso in casa dal Venezia?
Il significato è che questo Venezia conferma di essere quella formazione che tutti i tecnici della Serie B hanno accreditato quale vera sorpresa della stagione. È una squadra forte il Venezia, contro il Lecce ha perso ma ha lottato fino all'ultimo prima di vendere la pelle, l'ha venuta molto cara, perché per due volte è riuscita a recuperare lo svantaggio, poi dopo la terza volta non ce l'ha fatta più. Quindi è una squadra sicuramente in forma e questo aumenta i meriti di un Lecce che è stato capace di andare a vincere in casa sua. E soprattutto dimostra che questo Monza non deve, come abbiamo detto tante volte, pensare di aver vinto il campionato solo perché ha in rosa dei nomi importanti. La Serie B non la vincono i nomi, la Serie B la vincono le squadre, i gruppi. E in questo momento sicuramente è molto più gruppo il Lecce, molto più gruppo il Venezia o anche lo stesso Empoli rispetto a un Monza che vive spesso e volentieri di episodi fortunati, fortunosi, di scelte arbitrali poco limpide o delle giocate dei singoli. Tra l'altro corre voce che insomma siano tempi cupi per l'allenatore del Monza. Brocchi. Sì, anzi qualcuno dice che se Berlusconi e Galliani licenziano Brocchi, Brocchi va al Frosinone e Nesta prende il Monza. Scambio di panchine. Che ne pensi, Pierpaolo? Sarebbe sicuramente un'operazione che a Berlusconi e Galliani farebbe piacere, perché ormai si è capito che stanno cercando di rimettere in piedi il vecchio Milan, quel Milan di quando Berlusconi era il presidentissimo. Ed è ovvio che sarebbe un'operazione nostalgia che farebbe piacere al presidente attuale del Monza Patron. Però io difficilmente credo che il Monza cambierà allenatore a così poche giornate dalla fine, anche perché il panorama offre davvero molto poco. Tra i nomi che sono stati avanzati, quando si è detto che Brocchi era a rischio esonero, c'era quello di Andreazzoli. Però onestamente puntare tutto su un allenatore in questo finale potrebbe significare magari prepararsi più che altro ai play-off, ed è quello che il Monza voleva evitare dopo quella sontuosa campagna acquisti invernale, dopo quella estiva. Ci sono nomi disponibili, Giampiero Ventura per esempio. È disponibile... non lo so, anche se Giampiero il 4-3-3 e il suo marchio di fabbrica spesso e volentieri lo ha fatto proprio a Salerno, però non credo, onestamente, non credo. Scusa, Grosso, che ha avuto un grande successo anche in Francia, no? Infatti l'hanno mandato via subito. Qual è il modulo di Grosso? No, il modulo di Grosso, onestamente, di dire una bugia, non lo so a memoria, onestamente non te lo so dire. Però io. Grosso in Italia risultati non ne ha fatti, non ne ha fatti 8, a Perugia, 1, non 1. Ne ha fatti a Bari, non 8, ne ha fatti... 1. Quale? 8-1-1. Ultra conservativo. Allora ragazzi, io credo che possiamo concludere qua. Se Giovanni non ha altro da comunicarci, io se volete vi dico una schedina, ma so che pure tu c'hai una schedina da proporre, quindi questa settimana ci sono due schedine. Esatto, infatti c'è anche un premio, chi fa più punti per la schedina di Giovanni si vince una bottiglia di Strega di Benevento. Chi fa più punti con la mia, due bottiglie di Strega di Benevento, una di Porto e una di Porto, una di Porto e un amaro Lione, un amaro benedettino. E domani mattina non ti presentare a casa mia senza una bottiglia di Strega. Certo, allora, che su questa volevo dire che a casa mia ce n'ho due o tre. Sulla sconfitta della Juve comunque si sono scatenati social, guardate. Mauro, non bello perché è indigeribile per voi. Va bene, allora passiamo alla schedina, dai. Passiamo alla schedina. Cominciamo da Pierpaolo. Sentiamo. Che ci dice come finirà Cosenza-Ascoli. Uno al Cosenza, mentre Gavino mi dice come finirà Pescara-Pisa. Non lo chiedo a Mauro perché sennò lui dice che il Pisa l'ha ombrellata lì, quindi va bene, ma vince il Pisa, quindi 2 Pescara-Pisa 2, mentre Mauro
Cremonese Empoli, dai, una tua ex squadra. Io questa volta do l'uno fisso. Bravo, dai, sono contento. Forza Cremonese. Torno a Pierpaolo. Ecco. Frosinone Reggiana. E vediamo chi ci sarà in panchina per il Frosinone. Frosinone Reggiana, se il Frosinone non farà bottino pieno neanche con la Reggiana, significherà conclamata crisi, perché in questo 2021 praticamente non ha mai vinto una sua volta in casa. Diciamo X, dai, un X. Brodino. Via, Brodino. Gavino, Brescia Pordenone. Vince il Pordenone. Sai perché vince il Pordenone? Perché io ho acquistato un pacco di gnocchetti sardi, Malureddos o Cigioni di Chiellino. Ho capito, va bene. E non erano buoni, allora deve perdere. Deve perdere il Brescia, va bene. Mauro, Chievo Spal. Bella partita. Io augurerei vincesse il Chievo. Senti come sono. Sì. Perché significherebbe eliminare, insomma, perché la Spal è una di quelle squadre che è vero che ha gli stessi punti più o meno del Chievo, ma è altrettanto vero che la Spal è una squadra che sempre verso la fine del campionato, cioè no, più o meno del Chievo, stavo dicendo una stupidaggine, la Spal è una squadra che ormai è talmente avanti che non credo sia raggiungibile. Va bene. Per cui... No, ma è giusto quello che dici. Comunque la Spal col nuovo allenatore è partita bene. Con Rastelli, sì. Con Rastelli in panchina è partita bene la Spal. Quindi va bene. Di Lecce Salernitana ovviamente non parliamo. Abbiamo già detto, ricordo agli amici che si giocherà venerdì 2 aprile, venerdì santo, alle ore 19. Ok? Quindi voi il giovedì prima andate ai sepolcri, no? Vi fate i sepolcri, il venerdì è venerdì santo, ricordate non si mangia carne, astinenza e digiuno, e poi alle 19 ci si vede la partita. Poi Pierpaolo, Venezia Regina. Uno. Gavino, Vincenza Cittadella. Non c'è partita. C'è partita, vince Vincenza. La Vincenza non la batte nessuno, via. Uno. E chiudiamo con Mauro. Ti ho lasciato l'ultima, Mauro, perché sono due tue ex squadre. Entella Monza. Io dovessi dire la verità, per il bene che voglio al Monza, spero che vinca l'Entella. nel senso che il Monza è troppo vicino a noi. Io auguro al Monza di andare in A attraverso i play-off. Perché se il Monza va in A attraverso i play-off, forse quel secondo posto per noi resta più facile, capito? Poi, va bene. Poi il CONI ha fatto un'altra schedina. E allora qua dobbiamo chiedere... qua che devo mettere, sì o no? Boh, non lo so, sì o no. Allora, Pierpaolo... Dimmi. Cavese Catania 2. Giovanni, la faccio a te perché non è obiettivo su questa partita, Mauro. Avellino Francavilla. Il Francavilla vince sicuramente, il Francavilla 2 secco. Dai. guarda dietro di me. C'è un quadro che un giocatore con una maglia verde, guarda. Sì, vabbè. Allora, Mauro, Viterbese Potenza. Ma io al Potenza gli ho sempre avuto simpatia, insomma. Spero che ci siano due. Ormai non ti appartiene più quel termine, dai. Allora, Pierpaolo. Dimmi. Non ridere, Pierpaolo. Renate Pergolatese. 1-1. Renate sta andando forte. Esatto. Giovanni, Arzachena Savoia. Arzachena tutta la vita. Viva la nostra Smeralda. La giocano a cavallo, stanno a cavallo si gioca. Allora, Mauro, Muravera Cassino, con due S. Io penso,
io penso che Cazzino abbia buone possibilità. Ma se l'hanno chiuso nel 58, cosa dici? Ah, allora, sono rimasto un pochino indietro, dai. Va bene, Pierpaolo, in fretta, dai. Dimmi. Castrovillari, Troina. Troina! Non in mezzo. Castrovillari, non dai. In mezzo. Dai, Castrovillari. Troina è quella di Cassino. Se fosse una O in mezzo sarebbe grande, invece sono Troina. Va bene, allora Mauro, Rocella Rotonda. Ah, io sono per Rocella, ma scherzi. Sì, eh? Giovanni, Rieti Recanatese. Recanatese, io tifo Recanatese, dai. E lui è leopardiano. È nato Leopardi, dai. Poi le ultime due partite, Pierpaolo, Chieri Imperia. Imperia. Questo è un derby di montagna, eh? Un derby dolomitico. Imperia, l'ultima, dai. L'ultima, diciamo, Giovanni. Giovanni, Bari Don Orione. No, il Don Orione lo vedo nettamente favorito, perché in questo periodo col Bari può vincere chiunque, quindi veramente. Un fallimento. Va bene. Fare tutte le domeniche col Bari. È vero. Con questo cumulo di fesserie che abbiamo radunato in finale di puntata, ma che dicono che siamo davvero di buon umore, perché non tutti possono vantarsi di essere tifosi e di avere una squadra che ti inanella risultati di questo. Signor Gavino, io devo parlare prima della chiusura. Devo comunque ricordare uno dei pilastri del Lecce che andò in B nel 76, parlo di Nicola Leprieno, che ci ha lasciato pochi giorni fa, si è arreso alla SLA purtroppo. Venerdì. Quindi volevo veramente dedicare questa nostra puntata a Nicola Leprieno e a testimoniare la nostra vicinanza alla famiglia. Non so se Mauro vuole dire qualcosa su Nicola Leprieno. Hai fatto proprio bene, perché Nicola è un ragazzo che non ha giocato con me, ma abbiamo giocato tantissime partite contro, siamo amici, eravamo amici, proprio molto amici. Nicola è un ragazzo per bene, un ragazzo rimasto semplice proprio anche nell'attività che ha poi fatto dopo il calciatore. È un ragazzo che ha sofferto tanto negli ultimi anni, che forse questa diciamo essere andato da in cielo per lui è una liberazione, perché mi dicevano gli amici Carella che effettivamente Nicola ha dovuto veramente superare momenti difficilissimi per delle sofferenze atroci, quindi ringraziamo il Signore se ha finito di soffrire. Un abbraccione, Nicola, ciao. Pierpaolo, io non è mancanza di sensibilità, ma penso che quel tipo di malattia che ce l'ha portato via, perché ce l'ha portato via, mi pone una domanda: ma in mano a chi era il calcio di quel periodo, visto che i nomi sono tanti, sono troppi? Chi c'era nelle farmacie delle società in quel periodo? Con tutto l'affetto che noi avevamo per, lo posso dire, per Cianchetta, perché noi lo chiamavamo Cianchetta Leprieno, perché era uno di quegli stopper che non ti faceva assolutamente respirare, e se ti entrava così a Cianchetta non c'era più niente da fare. Abbiamo parlato tante volte, sì, è vero Gavino, abbiamo detto che il calcio fino in tempi non troppo lontani ha vissuto anche di questo, vale a dire di pratiche che nulla hanno a che fare con lo sport, nulla hanno a che fare
con la vita sana, ci sono delle sostanze che molto probabilmente sono state assunte da calciatori negli anni 60, quindi i conti poi si sono pagati fino ai giorni nostri, perché dobbiamo ricordare anche il caso simbolo, vale a dire quello di Stefano Borgonovo, che ha poi scoperchiato un po' questo vaso di Pandora, denunciando quella che è la situazione. È stato Signorini, capitano del Genoa, ce ne sono tanti. Io voglio dire una cosa, che Beatrice, Attilio Lombardo, quello che in buona fede credeva non fosse no. Dai medici. Adriano Lombardi. Attilio no. Voglio dire. No, Adriano. Non mi sento di colpevolizzare e responsabilizzare i calciatori. Io ritengo, per esperienza personale, che molto spesso loro si affidavano totalmente a questi professionisti, che in questo caso il doping è pericoloso, senza che immaginassero mai che cosa mai poteva accadere dopo. L'ho raccontato un paio di volte. Quando io ho finito di giocare, sono arrivato qui, ho fatto il torneo interbancario, vincendone un paio e vincendo la classifica dei cannonieri. Ma questa è una parentesi. È come Cota, praticamente. Io? Codino. Ricordami che ti devo picchiare. Io ricordo che prima delle partite avevamo anche un medico. Veniva e dice: Gavino, prenditi questa pilloletta rossa. Ma che cos'è? No, ti fa respirare meglio. Io non ne ho mai preso una, perché me la mettevo in bocca e poi la sputavo. Perché ho diffidato sempre di queste cose. Beh, ragazzi, che facciamo? Con una buona Pasqua a tutti, buona Pasqua, perché ci rivedremo dopo Pasqua, perché Lecce gioca il 2 aprile, quindi... Quando è Pasqua? Il 4 aprile, quindi noi ci vedremo dopo Pasqua e quindi auguriamo buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti, sì. Anche nonostante questa situazione. A chi ci segue dall'estero, chi ci segue dal Lago di Como, chi ci segue dalle torri delle Violet, coloro che ci seguono dalle Tre Cime di Lavaredo, quelli che stanno sul Corno Grande all'Aquila, quelli che stanno a Pizzo Cefalone sempre all'Aquila, quelli che stanno a Camarda, che non è il nome di un giornalista, ma di un paese fra l'Aquila e il Campo Imperatore. Basta così. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao.